Proviamo a sentire Mario Adinolfi. Poi parliamo con Adinolfi di un lungo post che Mario Adinolfi, leader del popolo della famiglia, ha fatto su Facebook, sui social, dicendo che effettivamente secondo lui Mussolini ha fatto anche cose buone. Tu apri la TV e vedi Mario Adinolfi. Ciao Mario, ci diamo del tu. Ciao Alberto. C'è un rapporto di stima, mi stavo strozzando nel dirlo, con Mario Adinolfi, giornalista, bravo, che è, pensate, Mario Adinolfi, adesso racconto una cosa che magari non è nota a molti, arriva nel giro della politica attraverso uno che si chiamava Adolfo, di nome Adolfo Urso, che all'epoca credo fosse ancora di Alleanza Nazionale o del Movimento Sociale Italiano, giusto Mario? Ma no, la mia storia è da parlamentare del Partito Democratico. Prima feci il dirigente del Ministero dell'Istituto del Commercio Estero. E chi c'era? Il ministro al di vertice... allora era il ministro Adolfo Urso. Adolfo Urso. Era un rapporto abbastanza, diciamo, dialettico, perché io allora stavo Però, con la sinistra. Adolfo, uno che si chiama Adolfo ed è della destra. Però Adolfo parla molto bene di te. C'era stima nei tuoi confronti. Sì, è vero. Oggi è presidente del Comasir, Adolfo. Eccolo, del comitato appunto che controlla i servizi segreti. Esatto. E Adolfo Urso non avrebbe poi immaginato che Mario Adinolfi si iscrivesse al Partito Democratico e diventasse parlamentare, ma adesso sei tornato a casa. Sei tornato nelle braccia di Adolfo, o almeno nelle braccia di Benito. Mario, cosa hai scritto negli ultimi giorni sui social? Tu sai che Adolfo sta con la Meloni, mentre io con il Popolo della Famiglia e l'Alternativa per l'Italia, che abbiamo costruito come federazione con Exit, che è un'associazione che guidata da Simone Di Stefano, ex leader di Casa Pound, il compagno di Stefano, l'Alternativa per l'Italia ha costruito oggi, è stata in piazza, ha lottato nei movimenti No Green Pass e No War, e oggi celebriamo la caduta del presidente Draghi, che forse anche un pochino per le spinte popolari che noi abbiamo alimentato, oggi crisi in Senato tra un paio di ore. Quindi se Draghi in Senato non ha la fiducia, è merito del Popolo della Famiglia, pensa te. Un pezzettino. Merito di chi si è opposto, insomma, almeno un pezzettino. Poi tutti hanno fatto la loro parte, ma un pezzettino è sicuramente di chi raccontava che Draghi non stava facendo quelle politiche popolari per cui per due anni è stato incensato sui giornali, ma piuttosto faceva politiche contro le famiglie italiane. Oggi, quindi, qualcuno, tu Mario Adinolfi, sei contento? Sei contento se Mario Draghi cade? Ma non sono contento, ho agito affinché cadesse, ripeto, nel mio piccolo. E dopo? Col Movimento Popolo della Famiglia eravamo in piazza il 5 marzo a dire che Draghi aveva costruito l'apartheid in Italia con il Super Green Pass e quelle follie che toglievano i soldi e gli stipendi alle famiglie italiane. Ma tu ti sei vaccinato, Adinolfi? Io non sono vaccinato. Mamma mia, ma sovrappeso come sei? Se ti viene Covid è pericoloso? In una famosa trasmissione televisiva me lo disse Bassetti, dicendo che sarei certamente morto. Poi ho avuto il Covid e non sono morto, per cui evidentemente era forse un po' di terrorismo. Mia madre pianse quella sera che Bassetti me lo disse in diretta televisiva, però è andata diversamente. Vabbè, insomma, te l'hanno tirata, ma alla fine sei stato più forte anche delle sfighe che ti ha tirato che Bassetti. Gli fesi le corna in TV proprio platealmente. Fammi capire una cosa. Ho letto sui social una roba incredibile che tu hai scritto: Mussolini ha fatto anche cose buone e insomma basta demonizzare Mussolini, e poi ti allei con Di Stefano che era quello di Casa Pound. Ero in dialogo col tuo amico David Parenzo, per la precisione, e col tuo amico David Parenzo ho sottolineato, usando quella frase che fa tanto indignare i luogo comunisti, che il fascismo ha fatto anche cose buone. Dato oggettivo, ho scritto un articolo per raccontare quello che oggettivamente è, perché noi abbiamo avuto i nonni, no? Non è che abbiamo da fare ricerca storica. Chiunque abbia avuto i nonni, qualcuno anche i genitori se è più anziano, si fa raccontare dai propri nonni perché c'era quel vastissimo consenso popolare nei confronti del fascismo. E questo racconto purtroppo, o per fortuna a seconda dei punti di vista, è chiarissimo.
il ragione di questo consenso popolare è perché le cosiddette classi subalterne hanno vissuto durante il fascismo un innalzamento del proprio tenore di vita. Sì, o però, scusami Mario, tu sei una persona intelligente. Dei propri diritti, diciamo, insomma, che sì, hanno avuto... Mario, fermati un attimo. Allora, tu sei una persona intelligente, io ti reputo una delle persone più intelligenti che ho avuto il piacere di conoscere, tanto che ad ottobre, quando tornerai in Veneto, ti invito ufficialmente a pranzo e spero che non mangi tanto come... però, attenzione, quanto mangi tu al ristorante? Ah, parecchio, ti allora no, ti invito per un aperitivo. Ti invito per un aperitivo, oppure metto da parte i soldi già adesso, pensavo di andare in ferie, ma le mie ferie se le mangerà al ristorante Mario Dinolfi. Però Mario, tu sei una persona intelligente, allora quella immersione socio-economica che ebbero le classi subalterne è successa anche nei paesi che non avevano la dittatura, anche in Francia, anche in Gran Bretagna c'è stata l'INPS, l'assegno di disoccupazione, le autostrade e tutto il progresso, perché eravamo nella seconda fase della rivoluzione industriale. Non serviva il fascismo, dai. Ma dipende dalle situazioni, dipende dalla realtà. Io non ho detto che serviva il fascismo, io sto dicendo perché c'era questo livello così incredibile di consenso, perché sono d'accordo con te, io considero le leggi fascistissime del 1925 una tremenda iattura, considero ovviamente le leggi razziali, la scelta dell'alleanza italiana come la tragedia del nostro paese. Non è che non ho chiaro i riferimenti storici, io sono un laureato in storia, in quell'articolo scrivo da storico, sì. Però è innegabile, se Winston Churchill aveva una profonda stima del cavaliere Mussolini, ci sarà stata una ragione. Se c'era un consenso così vasto anche a livello internazionale, ti ricordo che alla conferenza di Monaco tutte le potenze che volevano far star buono Hitler corteggiavano il presidente del Consiglio italiano, che veniva considerato l'elemento moderativo di quella conferenza. Se tutti gli italiani gli davano un consenso così vasto, tanto che quando venne chiesto il giuramento di fedeltà al regime ai professori universitari, sai quanti furono quelli che non lo fecero? Il giuramento di fedeltà è roba da cani, furono 12 su migliaia e migliaia, meno dello 0,5%. Di quei 12 la maggior parte andava in pensione e per questo rifiutò il giuramento. Ora tu capisci che c'è qualcosa che ci fa chiedere come mai c'era questo consenso. Allora, o la risposta è perché c'era la violenza e dunque era un consenso indotto dalla dimensione violenta, perché gli italiani tendono ad essere dei coglioni, perché voglio dire anche a Berlusconi hanno dato un vastissimo consenso, per esempio una oggettiva condizione di miglioramento di vita, perché non c'è stato in Italia alcun governo che sia neanche lontanamente durato 21 anni. Quindi c'era qualcosa che se ammazzi l'opposizione, se Matteotti lo ammazzi come un cane, se Gobetti lo fai morire in Francia, duri 20 anni, no? Allora deve esserci una reazione. Se tu oggi uccidi perché gli italiani sono quelli che reagiscono come un cane, credo che l'Italia reagirebbe. Sì, perché gli italiani sono quelli che reagiscono, secondo te? Cioè, tu conosci l'indole degli italiani? Ma io voglio sperare di sì, io reagirei se uccidessero un esponente dell'opposizione su un mandato del capo del governo. Io personalmente, ma non credo di essere il solo, reagirei fortemente. E con molta difficoltà quel capo del governo sopravviverebbe a un atto del genere. Quindi ci dobbiamo fare delle domande. Se queste domande noi non ce le facciamo perché abbiamo paura delle risposte, perché questo è il problema. Le risposte sono scritte in Gobetti, sono scritte dal professor Renzo De Felice, in chi ci spiegava che purtroppo il fascismo è la biografia della nostra nazione. Finché non capiamo questo elemento, non facciamo pace con noi stessi, non diamo risposte storiografiche al perché il fascismo è stato inondato di consensi in quella maniera per decenni, allora noi non riusciremo a essere sinceri nel raccontare chi siamo e chi siamo stati. A me interessa questo tipo di dibattito, mi interessa Ti faccio rispondere dai nostri ascoltatori che stanno lasciando i messaggi abbastanza numerosi. Sentiamo Simone Rune.
No, ha ragione nel senso che effettivamente all'inizio del fascismo c'era entusiasmo anche da parte dell'Accademia, anche da parte degli intellettuali, che poi se ne pentirono. Va detto che però a questo punto potremmo dire lo stesso anche del nazismo. E sappiamo che il nazismo si è macchiato, ahimè, di qualche colpa, diciamo, di qualche macchia, però sì, voglio dire, voglio sempre ricordare che dipende sempre da che parte della storia ci si mette, perché per 11 anni uno che era nazista, nel partito nazista, un funzionario, stava da Dio, anche i fascisti, chiaramente, e gli altri no. È sempre una questione di prospettive, come tutte le cose. Vabbè, e ancora messaggi per Adinolfi. Sì, hai detto che Berlusconi ha ammazzato l'opposizione, va bene, e allora adesso che destra e sinistra sono tutti d'accordo, comandati da un banchiere, cos'è? Se li è comprati tutti? Si sono venduti tutti economicamente per soldi e fanculo le ideologie del popolo? Mussolini ha fatto anche cose buone e questo lo dimostra il consenso popolare che aveva. Ma che cazzo vuol dire? Anche Pablo Escobar aveva il consenso popolare perché regalava i soldi alla popolazione eppure faceva esplodere gli aerei. Adinolfi, che cazzo c'entra? Effettivamente, cioè, non è un buon termometro quello del consenso popolare. Pensa a Chavez. In politica, sì. Oppure a Fidel Castro. Allora lo stesso ragionamento vale anche per Fidel Castro. Ma non vedo invece, vedi, bravo, questo è proprio un esempio chiaro, non vedo nella popolazione cubana una, come dire, condizione socio-economica tale da far esultare, anzi, ogni volta che c'è la possibilità per un cubano di fuggire da Cuba, vatti a fare un giro a Miami e troverai centinaia e centinaia di migliaia di cubani che fuggono da Cuba per andare negli Stati Uniti, perché considerano odiosa la vita senza prospettive a Cuba. Quindi proprio l'esempio di Fidel Castro forse non è quello azzeccatissimo. Sentiamo, diciamo, l'ultimo messaggio di risposta da Adinolfi, poi ci salutiamo. Non piace e apposta le condizioni socio-economiche, quella dittatura ha due condizioni: la prima è che la gente se ne va dal paese, la seconda è che prima o poi quella roba va a capa sotto. E oggi, per usare un'espressione napoletana, oggi senza ombra di dubbio le dittature non se la cavano benissimo, in particolare nel continente sudamericano, dove, certo, insomma, dalla Venezuela a ovunque, i dittatori, in particolare quelli di radice comunista, non stanno certamente raccogliendo i consensi delle loro popolazioni. Ma pensa che bene se la passano invece in Brasile con Bolsonaro. Ma sentiamo l'ultimo messaggio di risposta da Adinolfi, poi lo salutiamo. Lo ripeto, il problema sono i cattolici. Speriamo che la prossima volta che Adinolfi fa la sua manifestazione del cazzo a Roma scenda giù una colonna di anzichinecchi che bruci Roma, addirittura, e prenda Adinolfi, lo leghi e lo spari con una bombarda. Sono stufo di questi papisti bastardi, papisti, che rovinano il paese con le loro falsità. I papisti che rovinano il paese, Mario, ti vogliono sparare con la grande Berta. I fascisti sovranisti. C'è dell'odio nei confronti dei cattolici come te, Adinolfi, in Italia? No. Spero sia una, diciamo così, un figurante o qualcosa del genere. Non ho aperto odio nei confronti dei cattolici, anzi, penso che molti abbiano presente che è rimasta solo la Chiesa, forse, come punto di riferimento in questo paese, tutto il resto si è sbrindellato. Io sono orgogliosamente cattolico. Quindi la spina dorsale del nostro paese è la Chiesa cattolica. Non ho capito, scusa Alberto. La spina dorsale di questo paese è rimasta, è la Chiesa cattolica. Non è perché ci sono 19.000 parrocchie, perché non c'è più una decisione di partito, non c'è più neanche l'edicola, ma quello che c'è sul territorio è la parrocchia, ma sono sempre più vuote, non ci va più nessuno, Mario, dai. Ma siamo 7 milioni di praticanti, ho letto da qualche parte, però non è proprio nessuno, certo, non sono più i 30 milioni di una volta, ma 7 milioni mi sembra un numero abbastanza significativo. Secondo alcune stime in Italia ci sono anche 9 milioni di froci, potremmo dire che ci sono più froci che cattolici. Che
9 milioni. Dici che sono meno di 9 milioni. Secondo me sono anche qualcuno di più. Ho capito. Bravo. Grazie mille a Mario Dinolfi, sempre simpatico con noi. Ci ha raccontato la sua visione del fascismo. Lui che era parlamentare del PD e adesso si abbraccia con l'ex capo di Casa Pound di Stefano. Grazie Mario, ti aspetto a pranzo. Mamma mia, quanto mi costerai in Veneto. Ciao e grazie.